grigliatore mantovano. Oggi non cuciniamo, oggi andiamo a vedere una gara di barbecue, precisamente di bistecca, una competizione SCA a Formigine, in provincia di Modena, con due miei carissimi amici che dopo vi presenterò. Ciao ragazzi! Come partiamo? Non so, dimmi tu. Ragazzi! Allora, ragazzi! Così, ragazzi! Sei pronto? No, fatemi il ragazzi! Fatemi il ragazzi! Bello, ciao, bello ragazzi! Ragazzi. Sei già partito? Sì, che sono partito, ovviamente! Scusa, secondo te, io mi rubo i momenti salienti? Mi rubo i momenti salienti, secondo voi? Bene, ragazzi, siamo arrivati. Siamo in compagnia del nostro amico Aldo dei Porci Scomodi, che ci parlerà un po' della competizione. Aldo, dici un po' di oggi cosa facciamo, dai. Ma oggi cosa vuoi che facciamo? Bistecche. Facciamo ridere prima di tutto, no? Siamo venuti più di tutti a rincontrare appunto un sacco di amici, di vecchie facce, perché appunto dopo questa pausa di tempo per via del Covid. E no, niente, la gara è improntata principalmente sulla bistecca. Ci sarà una selezione praticamente di bistecche. Questa gara prevede doppia bistecca, quindi verranno assegnate 4 bistecche a persona. Okay. E in sostanza ognuno poi ha la sua tecnica, il suo macchinario, la sua attrezzatura, i suoi rub, le sue marinate. C'è chi usa appunto il Suswide, chi no. Le spieghiamo un po'. Sì. Io ho un canale molto, molto terra a terra. Spieghiamo un po' cos'è queste tecniche, un po' più in parole semplici. Suswide è praticamente una tecnica di cottura a bassa temperatura. Sì. Quindi vengono messe sotto vuoto, marinate o meno, sì. E poi cotte per ore in acqua calda con, sì, un macchinario apposta che tiene la temperatura. Dipende anche lì da ognuno di noi ha la sua temperatura. Naturalmente non si può esagerare con la temperatura, quindi al di sotto dei 60 gradi, diciamo così, rimaniamo. Diciamo che dobbiamo essere in cottura media. Esatto, in cottura una media. Sfida, esatto, okay. Sì, esatto. Deve essere rosa, ma non stracotta, né stracotta né stracruda, cioè non esiste sangue in scatola. Mi aggiungo nello spiegone, esatto, perché su video ne conosco anche un pochettino, okay, così. Vai. E quello che mi piace del suite, sai cos'è, Aldo? È il fatto che se tu gli dici la voglio 54, non farai mai 56 o 55, perché una volta 54 li rimane. Esatto. E una cosa che mi piace un sacco, soprattutto del suite, è che cuoce nei suoi succhi. Cioè quando inizia quel processo enzimatico, inizia a scomporre il grasso e lo trasforma in liquido in gel, quello è sapore che rimane e che non perdi, perché rimane dentro la busta. Esatto, è uno spettacolo. Esatto, spettacolare, esattamente. Ma tu lo usi subito? Io lo uso, devo essere sincero. No, lo uso in questa gara perché appunto ha bisogno di una cottura molto omogenea. Tu ce l'hai? No. Vabbè, facciamo anche un attimo un intervento. Eccolo, l'ho visto io. Vai. Volevamo chiudere Ermago, ma ci vuole il nome e cognome. Voilà, eccoci. È ufficiale, quindi. È ufficiale, è ufficiale, siamo in gara. Franca oggi è la mia aiutante dei porci. Ciao Franca! Ciao! Ciao ragazzi! Ciao Simone! Sì. Infatti oggi per spezzare un po' la monotonia, mi sembra di fare niente se non pulire, faccio un po' di bene. Niente, in bocca al lupo, Aldo. Allora, grazie. Ci vediamo forse dopo per il finale. Va bene. Ciao, ragazzi. Un po' di scena vuoi? In molti non sanno che usare lo Scotex per tirare via la pleura della Ribs. Quello l'ho insegnato anch'io nel mio canale. È molto comodo, sì, è molto comodo. Così non ti scivola. Esatto. Allora, sei in Italia.
è già un bel numero. Sì, sì, decisamente. Partecipi in tutte? In Italia sicuramente, in Europa se riesco ci vado volentieri, perché ho la fortuna che la famiglia da questo punto di vista mi lascia libero. E quella è una bella fortuna. Quella è una grandissima fortuna, e poi è bello perché alla fine è anche una gara di bistecca, che è una gara sì, ma è la classica grigliata, tra amici, dove si mangia, si ride, si scherza, si condivide, quindi quella è una cosa divertente. Cioè, Ale, che rab usi? Che so che ho visto una storia su Instagram che li stai pompando bene. Questi sono nuovi rab americani, che in verità sono appena arrivati in Italia, ma solo per me, e arriveranno tra pochissimo e li troverete in BBQ Lab. E sono rap americani e stanno spaccando e stanno vincendo di brutto le competizioni ska in tutto il mondo, in tutta Europa. E è inutile che vi dica che cosa contengono, gli ingredienti sono tantissimi, sono molto complessi, molto particolari. Sono caratterizzati da un flavor decisamente burroso, molto manzoso, e che sono poi quello che di fatto cerca il giudice. Il gusto di manzo, il burro aiuta a tenere morbida la bistecca e a dare un gusto un pochino più ricco. Certo, certo. Benissimo. E poi usiamo questo giocattolino qua. Ah, dimmi tutto. Questo qua è un giocattolino, anche questo qua arriva dall'America. In questo momento noi saremo i distributori come BBQ Lab di questo giocattolino. È completamente in acciaio inox, è un barbecue per grigliate dirette, praticamente quasi. Sì. Qua vi faccio vedere, avete il portacarbone, questo è la cenere, il portacenere. Qua sopra abbiamo anche un piccolo deflettore per continuare la cottura diretta e cottura indiretta. E questo nello specifico è lo Ska Edition, si vede da questo simbolino qua, perché insieme avete compreso già le Grill Grates, che sono questi rack, questi binarietti in alluminio anodizzato. Che va a marchiare la carne. Che vanno a marchiare la carne e soprattutto non fanno fare fiammate, perché questi fori fanno passare solo il calore e la fiamma viene spaccata da questi fori. Bene. Quindi passa solo tanto calore. Useremo questo. Per la prima volta. Quindi... Ale, bocca al lupo. Crepi, grazie. Ciao ragazzi. Magari se stiamo inserendo un montaggio anche il grill. Assolutamente. Andiamo vicino, facciamo vedere, così lo spieghi un po' al volo. Vai a spiegare tutto. Siete, vai pure. Sono pronti? Sì, quando volete. Io c'ho il ciao ragazzi quando parto. Va bene. Ciao ragazzi, siamo in compagnia di Daniele, che è il nostro grill master in Italia, quinto in Europa. Giusto Daniele? Attualmente quinto sì. In Europa, dunque siamo in compagnia di un grill master di quelli tosti. Io che sono umile e non ci capisco, e ci capisco ancora poco di queste gare, mi ha spiegato un po' Daniele che la cosa sono molto impegnative, si basa tanto anche sulla l'estetica, sulla perfezione del colore, la presentazione, e adesso faccio continuare Daniele che è più esperto di me. I parametri fondamentalmente sono sempre 5 quelli che i giudici vanno in gara, che sono l'appearance, cioè l'aspetto della bistecca, sì. La doneness, che è come viene cotta, deve essere perfettamente medium, il viene chiamato warm pink, cioè quindi un rosa caldo. Poi viene la texture, che è fondamentalmente la fibra come si presenta, e alla fine è il taste, che è il quarto. Il taste rispetto agli altri ha un punteggio di 10.9, quindi leggermente più alto, ogni giudice può dare qualche punto in più. Alla fine ogni giudice dà un punteggio di una loro media, che decidono loro. E grazie a queste 5 valutazioni si ottiene un punteggio che fa vincere, perdere punto. O fare un buon giocatore. E tu stesso, quello che ho capito, vinci. Io provo a essere sempre, almeno essere in top 10. Umilmente decimo, ma molto spesso di più. Una buona annata, sono a 7 gare a oggi, sono entrato sempre nei top 10, ho fatto 2 volte 7, un ottavo, un quinto, un quarto. Stai viaggiando. Grande. Vorrei provare a portare a casa almeno un podio questa ma giro. Ci spieghi un po' come funziona la questione punti? Il punto è semplicissimo, i giudici si lavora con dei box anonimi, quindi non si sa da chi arrivi la bistecca, e viene tagliata a metà superiore viene guardata come aspetto e come cottura, il doneness, la parte inferiore invece viene tagliata e viene assaggiata dai giudici come morbidezza e come sapore. I punti sono praticamente da 1 a 10, tranne quello il punteggio del sapore, il taste, che va fino a 10.9, quindi capite bene che
5 giudici hanno 5 punti di valutazione, da 10 punti fanno 50 punti, più lo 0,9 del taste fa 50,9, il massimo del punteggio è 254,5, questo è il massimo score, che finora lo hanno raggiunto solo due persone al mondo, tutte e due texane in America. Sandy Brown, che ha vinto l'anno scorso l'anello con i punti 2020, e non mi ricordo, quello del 2019, non mi ricordo adesso lo discutiamo. Per loro è una cultura. Peccato, loro fanno 60 gare all'anno, cioè noi facciamo 10 gare all'anno, voi capite bene. Posso permettermi, siccome lo conosco, un grande amico, a Praga c'è una delle migliori steakhouse, e una è una delle sue a livello gourmet, quindi cotture di ogni tipo di piatti, e quindi il buon Daniele, c'è la Miterista, che è una delle numero questo uno. È il mio ristorante, un premio Forbes ci ha eletto miglior steakhouse di tutta la Repubblica Ceca ad agosto dell'anno scorso, dopo soli 9 mesi di apertura, di cui 3 in lockdown. Bella soddisfazione. Beh, quindi capite che i risultati sono anche gli allenamenti costanti per i suoi clienti, quindi fondamentale. Diciamo che la gara ti insegna a gestire bene il grill, a imparare nuove tecniche, impari bene a bilanciare tutti i sapori, inizi a fare i confronti con tutti gli altri amici e grill master vicini, quindi a ogni gara si impara sempre qualcosa di nuovo, si impari una temperatura, un rub o un tempo o anche solo una marinata, è sempre un confronto, è sempre una crescita, e non è mai una cosa scontata, non è mai facile, anche perché siamo tutti allineati, cioè attenzione, dal primo al decimo tu puoi mangiare qualsiasi bistecca, e per chiunque profano direbbe la miglior bistecca della mia vita, grazie al cavolo stiamo parlando che siamo i migliori d'Europa, cioè non è che possiamo improvvisarci. Diverso è in America, quando si va in America loro sono purtroppo veri maestri e ci fanno dei paioli, li spezzano le ossa. La cosa bella di Daniele, non si tiene i segreti completamente tutti nel cassetto. Daniele, io sono come steak un entry praticamente. Daniele, devo fare questa roba qui, come cavolo? Ah, Domenico, hai fatto questa roba? No. Bravo, hai fatto questa roba qui? No. Quindi consigli, suggerimenti fra di noi per condividere le esperienze. Bellissimo perse. Questo è bellissimo. L'ultimo trick, ovviamente, sorry. Così. L'ultimo passaggio finale. È un vantaggio avere anche un gruppo di amici che fanno le steak e condividere queste esperienze. Molto, molto bellissimo. Possiamo avere gli stessi aromi, le stesse tecniche, gli stessi season, purtroppo da mano a mano va sempre a modificarsi, cioè la mia sensibilità sulla griglia è diversa dalla tua, è diversa da quella che c'è di Domenico, e il tempo che io decido di rimanere in griglia è una cosa, o la posizione sulla griglia è una cosa, addirittura anche con i miei chef a volte mi tocca andare a richiamare, perché per me commettono dei piccoli errori che mi vengono naturali nel commettere, ma per chi si avvicina al mondo barbecue e viene seduto dal mondo cucina, sono due mondi completamente separati. Sono la cucina è una cosa, la griglia è un'altra. Io assomiglio sempre questo a se tu sei uno chef e sei un pizzaiolo. Tu come chef puoi fare la pizza, ma non ti viene mai come quella del pizzaiolo. Il pizzaiolo puoi fare la cucina, ma non sarai mai uno chef. Perfetto, la griglia è il terzo. Cioè, tu sei il terzo. Se uno chef si mette sulla griglia, non è detto che riesca a far bene la carne. No. E se un grill master, cook master, si mette a fare la cucina, assolutamente non verrà mai la cucina si buona. Posso aggiungere il terzo step, il discorso smoker, il discorso è un'altra cosa ancora. Quindi la gara che faremo poi domani, brisket e così via, già passiamo un'altra cosa, perché passiamo nella fumicazione. Scusami, chi si BS, che è un'altra CBS, competizione. Che è un'altra competizione. Guardate, velocemente, vi faccio vedere. Sta finendo il tempo, facciamo vedere. Questo è il mio dispositivo, il mio grill, progettato da me, realizzato a Piacenza, 2 mm in acciaio inox, con un sistema a basculante che sale e scende il basket con il carbone. Caspita! Fantastico! Qua vedo i numeri delle altezze. Sì, 1, 2, 3, il logo, Mittiter logicamente, sempre. Seguitelo su Instagram e su Facebook. Mittiter.cz, senza punto, Mittiter.cz, ma lo trovate anche sulla cartellona all'inizio. Io ragazzi adesso vi saluto, perché purtroppo devo scappare alla meeting della carne, altrimenti non mi danno la carne, non partecipo alla gara, mia moglie mi fa secco, sì, perché dopo che proprio vengo da Praga fino a Modena per gareggiare, se non prendo la carne si arrabbiano. Grazie a tutti. Dai, è tutta, eh. Ci provo, mi impegnerò al massimo, ma non mollo mai. Ciao ragazzi. Grazie ragazzi. Quello. Sei pronto? Oh Giacomo, ti chiedo scusa. Bene, Giacomo, siamo tornati. Ciao ragazzi, lo dico questa volta.
Bene, dopo questa giornata abbastanza intensa, abbastanza interessantissima, sì, molto, ho imparato tantissimo. Non ho capito una mazza tra termini vari, ma allora, quelli pian piano poi li studiamo a casa. Sì, esatto, cerco su Wikipedia. Infatti li abbiamo tutti quanti tenuti nel video, così ce li andiamo anche a rivedere. Sì, così me le riascolto. Riascoltiamo, perché molte cose sono state davvero interessanti. Dal sous vide col pava. Sì, che non sapevo che cazzo era. Adesso questa griglia meravigliosa fatta dai ragazzi di Meter. Sì. E tutti gli altri consigli che abbiamo raccolto qua e là, io oserei dire che... È stata una giornata top. Abbiamo imparato anche noi tantissimo. Possiamo continuare ad andare in giro per le gare e fare solo video e non gareggiare. Sì, assolutamente. E mangiare bene. Anzi, se volete che gareggiamo la prossima gara, bisogna che ce lo dite, che mettete dei gran like. Perché se raggiungiamo piano, almeno 500 like, a tutto cannello, allora forse ci pensiamo. Serve un furgone. Io prometto che c'è anche BBQ La Plaza. Ragazzi, birra? Birra? Birretta. Birretta, dai. Birretta ci sta. Bene, sempre. Ragazzi, birretta. Iscrivetevi al canale YouTube, il mio e il suo. E se raggiungiamo in 500 mi piace, andiamo alla prossima SCA. Subito. Compro un Ducato. Ma che Ducato? Facendo macchine, dai. La Tesla va a pile. Io vado a pile, ragazzi. Ciao, ragazzi.